Ci sono incontri che restano nel cuore, ci sono preti, sacerdoti nei quali è possibile vedere davvero incarnato il Vangelo in quello che sono e in quello che fanno. Uno di questi era Padre Arcangelo Maira, missionario scalabriniano, da sempre vicino agli ultimi di questa terra. Ci ha lasciato troppo presto. Questo è il nostro ricordo e il nostro saluto per lui. Abbiamo tanti quei luoghi comuni in testa che se non siamo coscienti di quello che siamo, della loro presenza in noi, cadono in pregiudizio. Sicuramente parte da una grande ignoranza, parte da una insicurezza della propria stessa identità, per cui un'identità diversa dalla tua ti mette in discussione. E se tu la tua identità è fiacca, non la vuoi mettere in discussione con uno che ce n'ha una diversa. Preferisci chiacchierare con uno che la pensa come te, ma così però eviti di crescere, di approfondire quello che tu sei, quello che tu fai, quello che è la propria società. Quindi i migranti ci stimolano invece a una crescita delle nostre idee stesse, della nostra fede, della nostra cultura. È tutto un arricchimento, una possibilità di arricchimento. Scoprirsi persone, questa è la ricetta dell'io ci sto. Qui li incontrano personalmente, come persone, non come numeri, come li chiamano per nome, si ricordano il giorno dopo, li vengono a cercare, mangiamo insieme a loro a volte, nei loro ristoranti, ci invitano a casa loro. È questo che crea una visione positiva del domani, nei giovani e nei migranti stessi. Sì, è cittadini del mondo, e così mi sento anch'io, sono di dove vivo, di dove agisco, dove faccio qualcosa per gli altri, dove cerco di far crescere questo mondo seguendo i valori evangelici.